è uscito finalmente un nuovo video qui sul canale, che è appunto quello che voi state vedendo adesso, ovvero la reaction alla Deluxe Edition di Remida, ovvero l'ultimo album di Lazza. Non serve fare delle presentazioni a questo personaggio, sapete già effettivamente cosa ne penso, è inutile che io continui a dire cosa ne penso di un determinato artista, basta seguirmi su Instagram e soprattutto seguirmi su YouTube, così voi capirete tutto quanto. Comunque, oggi Gigolò, infatti la prima traccia nuova in realtà dovrebbe essere Overture 2, però noi l'abbiamo già ascoltata, il primo estratto, noi ascolteremo Gigolò con Lazza, Sfera Basta e Gigolò, Sfera Basta e Capo Plaza, te lo potevi anche risparmiare però. Produzione sempre da Low Kid e credo anche di Charlie Charles, visto che c'è Sfera, quindi ci sarà anche Charlie Charles alla produzione. È un gigolo. Ah, me lo ricordo, questo era lo spoiler. Lo so già a memoria il ritornello, questo qui era lo spoiler, soltanto che non me ne ero reso conto. Gigolo, scusate, ho saltato il pezzo di Capo Plaza, però sapete già cosa ne penso di lui. Dry, la mia ora. Sentiamo. Ah, dura soltanto 2 minuti e 5, quindi sarà un po' corta, tipo un interlude. Ricordiamoci che lui è un liricista e lui le punchline le sa fare bene anche con o senza autotune. Ricky Martin. Ah, tra l'altro, rest in peace Mr. T. Questa mi ricorda tantissimo lo stile gangsta da trap di quel pechegno. Infatti noi lo possiamo, diciamo, chiamare il nuovo quel pechegno Lazza. Secondo me è meglio del pezzo di prima. Secondo me questo qui è meglio di Gigolò. Non solo il fatto che ci sia soltanto Lazza e non gli altri, quindi c'è soltanto l'artista solitario, è che sta canzone è corta però viene sfruttata al meglio, che secondo me le tracce più corte sono meglio rispetto a quelle più lunghe, perché meno tempo, più corta è la traccia, meno sono le tue preoccupazioni, ovvero se tu fai una traccia lunga, alla fine tu sei talmente preoccupato di vedere come andrà a finire la traccia e dopo alla fine la traccia si perde totalmente. Qui invece la traccia è corta e sfruttata bene. Dollar come mi schilla, ecco la traccia dove c'è lo zago. E questo me l'hanno spoilerato, già lo sapevo. Punchline. Ah, citazione a Clint Eastwood. Marocchi. Levati al sock. Vabbè, quello lì è il classico della missa. Io frio, io tengo frio. Chissà se è con qualcuno, aspettate. Purtroppo io non riesco a vedere i featuring, io sapevo già quello di Sfera Basta e Capo Plaza e anche quello di Ennis, perché già io l'avevo letto prima, soltanto che mi ricordo che c'era un altro feat qua, o magari mi sono sbagliato io. Reggaeton? Ancora? Ancora reggaeton? Cioè non bastava i mattoni e soprattutto in ricercato? No, anche qui reggaeton, non può morire. Però qui è fatto meglio, qui è fatto meglio ed è più, come dire, alternativo. Mio, tu stai nel tuo, io sto nel mio, hey! Già finito.
Ad ogni cioè, modo, grazie per aver visto questa reaction da inizio a fine. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi se ancora non siete iscritti a questo canale, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.